contesto in cui viviamo è caratterizzato da profonde evoluzioni nel campo sociale, economico, geopolitico, ma anche portando nella dimensione della cura, quindi della tutela della salute, la medicina moderna ha fatto grandi progressi. E accanto a questi grandi progressi, che ha permesso comunque di curare meglio le persone, quindi è alla base anche dell'allungamento della vita, accanto a questo rapido progresso che abbiamo avuto negli ultimi due o tre decenni, abbiamo assistito anche a un'evoluzione in cui questa medicina moderna è all'origine di una frammentazione della cura. Oggi, quando ci si cura, si rincorre questa o quella competenza o quelle risorse per poterci curare. Quindi la persona malata e quindi il lato umano è messo in secondo piano rispetto all'aspetto più tecnologico della cura. Quindi in sostanza stiamo vivendo un'epoca in cui la parte, diciamo, dell'approccio umano e la parte ipertecnologica della cura stanno divergendo. Ecco, da questo contesto, che ovviamente poi noi viviamo negli ospedali, nasce questa esigenza di riumanizzare la cura. E il manifesto è uno strumento di comunicazione e di aggregazione che ha come obiettivo quello di creare opinione e che debba appunto immaginare invece una medicina del futuro dove le medical technologies e le medical humanities tornino a essere convergenti. Ecco perché abbiamo scritto un manifesto che chiaramente non è firmato, perché è condivisibile da chiunque ed è in primis quindi questo strumento che ci deve unire tutti in questa visione della medicina del futuro. Effettivamente in questa evoluzione che c'è stata lungo gli ultimi decenni noi abbiamo assistito non soltanto a una visione della medicina ma anche a un'applicazione, per cui oggi gli ospedali sono espressione di questa iperspecializzazione della medicina. Io faccio sempre un esempio degli anni 70-80, quando si entravano negli ospedali si vedevano due grandi settori, la medicina e la chirurgia. Oggi quando si entra in un grande ospedale si vede una lista molto numerosa di reparti specialistici. Ecco, questa è oggi la cura e questi oggi sono gli ospedali e se noi immaginiamo una medicina del futuro che veda il paziente al centro e le risorse e le competenze intorno, ovviamente dobbiamo immaginare di rifondare, di ristrutturare, riorganizzare gli ospedali. Ecco perché noi diciamo che piuttosto che una semplice evoluzione, quello che segna il manifesto è una vera rivoluzione, ma è pertanto molto importante iniziarla. E effettivamente bisognerà ripensare i modelli organizzativi con cui eroghiamo i servizi sanitari, bisognerà ripensare gli ospedali stessi, perché la logistica del paziente nella sua cura in questa visione futura sarà caratterizzata da dei percorsi in continuità, per cui non è più il paziente che si sposta da un reparto all'altro, ma è piuttosto una macchina organizzativa che circonda il malato e soprattutto con efficienza ed efficacia cura la persona malata. Noi siamo fortemente convinti che proprio per evitare che questa medicina derivi sempre di più su forme che diciamo si caratterizzano per una scarsa eticità, ma direi per un scarso rispetto della dignità della persona malata. Ecco, noi dobbiamo lavorare in primis sull'organizzazione, cioè sul modo con cui curiamo. Oggi quello che è al centro della cura sono le prestazioni e le prestazioni hanno un valore anche economico. Ecco perché, essendo al centro la cosa importante è la prestazione,
ecco, questo aspetto a volte di deriva, no? Si parla della sanità privata che diciamo approfitta per certi aspetti, il malato che è considerato un po' una merce, eccetera. Di contro invece in questa visione futura che il manifesto spiega molto in dettaglio, non sono le prestazioni a essere al centro della cura, ma è il paziente stesso, la persona malata, anzi, io non userei e non ci piace usare il termine paziente, parliamo sempre di persona malata, perché per noi la cura è sempre il rapporto tra due individui, uno bisognoso di cure e l'altro donatore di cure. La persona malata è intesa non soltanto come una persona che ha un organo malato, che ha una malattia, ma la malattia coinvolge molte dimensioni, non solo quelle anatomiche, biologiche, ma anche quella psicologica, sociale. Il ruolo della famiglia è molto importante nell'accompagnare il percorso di guarigione. Ecco quindi che per evitare queste derive che oggi anche vediamo, l'unico modo è di cambiare l'organizzazione, cambiare il modo di curare. Questo vuol dire rifare gli ospedali, vuol dire riorganizzare i sistemi di rimborso effettivamente dei famosi DRG, che sono quegli atti di valorizzazione della cura che oggi esistono e che sono anche alla base della grande crisi del sistema sanitario nazionale. Questo grande processo di riforma, che forse in maniera provocatoria noi definiamo proprio una rivoluzione, deve essere accompagnata da un'altrettanta evoluzione nel campo dell'insegnamento. Noi siamo già attivi in questo campo e proprio per favorire l'insegnamento di certi aspetti che fanno parte integrante della cura, quando parliamo di empatia, di capacità relazionali, di aderenza terapeutica, di far considerare la persona malata non spettatore della cura ma attore, quindi deve entrare in un rapporto di fiducia con il curante. Ecco, come si può insegnare? Lo si insegna nel momento in cui anche qui abbandoniamo questa visione dell'insegnamento della medicina iperspecialistica. Oggi nelle facoltà di medicina prevale l'insegnamento delle competenze tecniche, quelli che sono gli hard skill. Se sono un chirurgo mi insegnano a operare, a aprire un torace, a fermare il cuore, a cambiare valvole. Ecco, invece per insegnare una medicina del futuro umana e anche performante sul piano tecnologico, noi dobbiamo insegnare quelle che sono le competenze non tecniche, cioè quelle che vengono definite life skill o soft skill. Sono tutte quelle caratteristiche che si insegnano e si apprendono che tengono a come è una persona e non quello che fa perché ha imparato un mestiere. Il messaggio che io vorrei lasciare ma anche lanciare è che in tutti i momenti in cui viviamo delle grandi crisi, e ce ne sono stati tanti anche nel secolo scorso in tutti i campi, bisogna prendere questi momenti di difficoltà e di crisi come anche di opportunità. Oggi sappiamo perché viviamo questa crisi, ne conosciamo le cause, ne vediamo le conseguenze, anzi le viviamo. Adesso a tutti sembra che quasi sia impossibile cambiare. Ecco, io dico che invece è possibile cambiare. Da soli non si può sicuramente iniziare un tale diciamo processo di transizione, ma se saremo in tanti e metteremo in atto con metodo questa transizione della cura dalla prestazione al paziente e al suo problema di salute, io credo che nel giro di qualche generazione potremo vivere veramente una medicina a misura d'uomo, performante, di qualità ed efficiente.
Quindi è opportuno che non abbassiamo le braccia, anzi stimoliamo interesse, motivazione, speranza, e tutti insieme riusciremo in questo grande progetto.